giocatori un po' meno Ciano, un po' di più Ciciletti, che vengono da un percorso fisico inadeguato. Un giocatore quando non sta bene non riesce a darti il massimo, per cui intanto hanno sposato la nostra causa. Il nostro dovere è quello di farli crescere dal punto di vista fisico. Poi sono giocatori importanti, siamo appena all'inizio. Al di là dei gol, ciò che mi piace vedere è la disponibilità e la prestazione. Ciano ha fatto una buona partita, una buonissima partita, finché ha avuto gamba e forza. Ciciletti è entrato bene, poi Ciciletti ha dei colpi che... Vabbè, sono risorse, è un punto di partenza, anzi un punto e virgola, perché si ricomincia subito. La capacità corale di andare a mordere, di scalare le posizioni, di scalare per linee verticali, di mantenerci sempre compatti nell'occupazione degli spazi, togliendo quasi sempre tempo e spazio al portatore palla e soluzione di gioco. Questa parte mi è piaciuta molto, poi ripeto, è tutta una conseguenza. L'altro aspetto lo dobbiamo migliorare perché dobbiamo imparare a giocare di più da squadra. A volte abbiamo provato a giocare ma non c'erano i necessari smarcamenti, cose che abbiamo già cominciato a codificare. A volte c'erano gli smarcamenti e mancavano un po' i movimenti degli attaccanti. Dobbiamo giocare da squadra e quindi un pochino di tempo, però la vittoria, al di là dell'importanza dei 3 punti che poi si fanno e si mettono da parte subito, io la valuto positivamente perché è venuta dopo una prestazione rispetto a quella dell'avversario migliore, più meritevole complessivamente, anche se non c'è stata questa grande differenza, per cui miglioriamo gli aspetti che dobbiamo migliorare. In prota sta bene, l'avevo detto, fisicamente sta bene lui, e se impariamo a giocare di più coralmente quando abbiamo la palla, lui e Masciangelo si vedranno ancora di più, perché a volte questo fatto di rinunciare un po' a giocare a partire dalle costruzioni dal basso, giocatori come Improta e Masciangelo li fa rimanere distanti dalla palla. Se cominciamo a giocare di più si vedranno di più. Siccome un giocatore come Improta è un giocatore forte che sta bene dal punto di vista fisico, integro e tutto, no, per me non è una sorpresa, ma ripeto, tutto deve essere un punto di partenza. No, l'ho letto, io ero concentrato sulla partita, mi hanno chiamato, l'ho letto e ho ringraziato, ma cioè, mi imbarazza, io preferisco dare che ricevere, però certo che mi ha fatto piacere, vuol dire che c'è grande affetto nei miei confronti e questo mi fa vivere ancora di più le responsabilità. Ma credetemi, non c'è stato tempo, forse ci sono delle abitudini regresse. Portiere, i nostri difensori devono sempre essere orientati sul corto e sul lungo, per cui lasceremo gente, non serve tanto. E però poi dopo è stato molto bravo il giocatore della Turis, perché ha fatto una cosa di prima intenzione, balisticamente perfetta, gol, era gol. Sul battibecco può venire in campo, può succedere, io so il motivo qual è stato, non c'è uno che ha ragione, non c'è uno che ha torto, ci sono dati la mano, ma quello che non deve avvenire è mentre la palla è in gioco, si può perdere una palla, chiunque la può perdere perché nessuno di noi è perfetto, però non ci si ferma, si rincorre, si morde l'avversario perché abbiamo dei criteri, quello non deve avvenire. Se avviene quello perché ci fermiamo a discutere non va bene, perché facciamo le tesi di laurea e invece dobbiamo essere un po' più operai in quel contesto. La laurea la dobbiamo dimostrare in altri momenti.